L'isola dei famosi, ventesima puntata. Il sacrificio di Ignazio Moser. Ilary Blasi apre la puntata dell'Isola dei Famosi e si collega subito con Lapa Lapa. In nomination ci sono Fariba Terani e Mirea Stabile. Fariba sostiene di essere odiata da tutti i suoi compagni e crede di essere temuta perché fa un gioco diverso da quello loro. Tra Fariba e Mirea è Fariba l'eliminata da parte del televoto. La Terani un po' se lo aspettava, anche perché secondo lei i naufraghi avrebbero continuato a nominarla finché il pubblico non l'avrebbe mandata a casa. Fariba sembra comunque contenta e decide di dare il bacio di Giuda, che costa una nomination, a Valentina Persia. Si avvicina alla finale e questa sera ci sarà una seconda eliminazione. Qualche giorno fa, infatti, è stato proprio Massimiliano Rosolino a dare il via a delle nomination particolari. I due nomi che ne sono venuti fuori sono quelli di Isolde Kostner e Matteo Diamante. In realtà al televoto potrebbe andarci ancora chiunque ed è tempo di sfide per scoprire qualcosa in più. I naufraghi devono affrontare la prova del serpente honduregno e chi vince si salverà dal possibile televoto. Il primo a vincere è Awed, che potrà quindi stare tranquillo. Ignazio Moser, Valentina, Angela Melillo, Mirea, Matteo e Isolde finiscono quindi al televoto flash e uno di loro sarà eliminato. È il momento di collegarsi con Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli. I due imboscati non si trovano più su Playa Imboscatissima, ma hanno cambiato isola e si sono trasferiti su Caio Paloma. Intanto si può già scoprire l'esito del televoto. Il primo naufrago salvo è Ignazio. Si salvano poi anche Isolde, Matteo e Mirea. Restano quindi in bilico Valentina Persia e Angela Melillo. Prima del risultato finale, i concorrenti possono scegliere a chi delle due donne affiancarsi. Tutti optano per Angela, solo Isolde sceglie Valentina. Ma l'ultima parola, come sempre, tocca al pubblico da casa. La concorrente eliminata è Angela Melillo. Prima di lasciare Playa Palapa, Angela dà il bacio di Giuda a Mirea. Sappiamo che Andrea Cerioli è il primo finalista, ma in questa puntata verrà decretato il secondo concorrente che andrà dritto in finale. Ovviamente anche in questo caso ci saranno tante prove da affrontare. Si parte con il primo duello e a sfidarsi sono Matteo e Valentina. Diamante vince la prova ed è quindi un possibile finalista. Prima di continuare con le prove, Angela Melillo arriva su Caio Paloma. Avrà la possibilità di rimanere ancora in gioco sull'isola, che ospita Roberto e Beatrice. Angela, però, ha voglia di tornare in Italia perché sente la mancanza dei suoi affetti. Angela Melillo abbandona ufficialmente l'Honduras e torna in Italia. Per Andrea è un momento importante. Ha la possibilità di guardarsi allo specchio dopo più di due mesi. Cerioli pare abbastanza soddisfatto dei chili persi, dei riccioli cresciuti e della barba lunga, anche se un po' andrebbe sistemata. E a proposito di barba da sistemare, Ilary Blasi ha una proposta per il primo finalista. Andrea e i suoi compagni potranno mangiare un piatto di pasta al giorno per una settimana, ma solo ed esclusivamente se lui accetterà di farsi rasare capelli e barba. Andrea rifiuta la proposta. Ignazio Moser vorrebbe candidarsi perché ha fame. A sostenerlo c'è dallo studio la fidanzata Cecilia Rodriguez, che sempre ha avuto un debole per i pelati. Peccato che il povero Ignazio non tagliasse i capelli da 4 anni. Si inizia con la barba, poi si passa ai capelli. C'è da dire che il Moser è ancora un bellissimo ragazzo e ha fatto un sacrificio per tutti. Può guardare il nuovo look allo specchio, ma il naufrago sta davvero bene. C'è chi dice anche meglio di prima, ma comunque barba e capelli potranno ricrescere. Ma è tempo dell'ultima sfida, quella che riguarda Ignazio e Awed. Vince Ignazio. Si apre quindi il televoto tra tutti i naufraghi che hanno superato le prove. Tra Ignazio, Isolde e Matteo, il pubblico
ha deciso che il secondo finalista di questa edizione dell'Isola dei Famosi è Ignacio Moser. Il concorrente quindi immune e leader della settimana. Via alle nomination. Andrea nomina Isolde. Mirea nomina Isolde. Isolde nomina Valentina, dopo essersi schierata con lei poco prima. Matteo nomina Valentina. La Persia fa il nome di Isolde. Anche Awed nomina la Costner. Per i naufraghi è quindi Isolde la prima al televoto. È il momento di Ignacio Moser. Il leader deve fare un secondo nome e sceglie quello di Matteo Diamante. Vanno quindi ufficialmente in nomination Valentina Persia e Matteo Diamante. Che cosa ne pensate del grande sacrificio di Ignacio Moser per tutto il gruppo? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.